Trappola di cristallo è un film del 1988 diretto da John McTiernan con Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov e Bonnie Bedelia. Pellicola spettacolare, dalla trama non banale, Die Hard diede finalmente al cinema d'azione americano un'alternativa, al netto degli spari, delle esplosioni e dei morti ammazzati. Il protagonista compensa con l'aria sornione, la scaltrezza, i corpi scolpiti e l'invulnerabilità dei superuomini che fino a quel momento avevano dominato il genere. Il film avrà un successo enorme, dando vita negli anni ad un franchise che ha incassato complessivamente $1.5 miliardi. Giunto a Los Angeles per passare il Natale con la famiglia, il detective newyorkese John McClane si ritrova a fronteggiare una banda di ladri che la sera della vigilia ha preso in ostaggio il quartier generale della multinazionale in cui lavora la moglie. Pur braccato, riuscirà con astuzia e sangue freddo ad annientare il comando criminale. Dopo aver visto al cinema L'Inferno di Cristallo, lo scrittore Roderick Thorpe ebbe un incubo in cui un uomo, intrappolato all'interno di un grattacielo, scappava senza sosta da alcuni sicari decisi a farlo fuori. Thorpe trasformò questa storia in Nulla è Eterno Joe, seguito del suo fortunato romanzo The Detective, che nel 1968 era divenuto un film di successo, Inchiesta pericolosa, interpretato da Frank Sinatra. Il libro uscì nel 1979 e sebbene si rivelasse un bestseller come il precedente, non riuscì ad avere un'immediata trasposizione cinematografica. I diritti vennero inizialmente acquisiti da Clint Eastwood, ma dovettero passare quasi 10 anni prima che Lawrence Gordon e Joel Silver cominciassero a cercare uno sceneggiatore per realizzare il trattamento di un film che, secondo i loro piani, avrebbe dovuto vedere una sorta di Rambo fare un macello all'interno di un grattacielo. Venne ingaggiato Jeb Stuart, il quale, dopo un paio di cocenti delusioni con la Columbia prima e la Disney poi, cercava riscatto e soldi per campare il figlio di un anno che frignava a casa insieme alla moglie gravida e incazzata. Stuart alleggerì la storia raccontata dal romanzo di Thorpe, che era avvincente ma troppo cruda. Soprattutto ringiovanì il protagonista, trasformandolo in un vulnerabile padre di famiglia che vola dall'altra parte del paese per recuperare il suo rapporto con la moglie. Tale cambiamento fu necessario per dare al protagonista un motivo in più per lottare e al film quel lieto fine che il libro non ha. La sceneggiatura piacque alla Fox, che diede il via libera alla produzione, che avrebbe contato su un budget di $28 milioni. Dopo il rifiuto di Richard Donner, reduce dal successo clamoroso di Arma Letale, Joel Silver coinvolse subito John McTiernan, nelle cui mani aveva già affidato la direzione di Predator. Il regista accettò l'incarico a condizione di apportare alcune modifiche alla storia da lui ritenuta troppo angosciante. Il ruolo del protagonista, essendo formalmente un seguito del detective, la Fox fu obbligata ad offrirlo a Frank Sinatra, ma l'attore, all'epoca 72enne, a suo agio più col talco mentolato che con le armi, ovviamente rifiutò. E così fecero le action star di prim'ordine, Schwarzenegger, che preferì girare i gemelli, e Stallone, pronto a portare Rambo in Afghanistan. A seguire rifiutarono il ruolo tutti gli attori più in vista dell'epoca, da Richard Gere a Mel Gibson. Disperati, Silver e Gordon provarono con gli attori televisivi, ma non andò meglio perché prima Don Johnson, poi Richard Dean Anderson e infine Bruce Willis rifiutarono, con la differenza che quest'ultimo vi fu costretto a causa degli impegni. Le date delle riprese entravano infatti fatalmente in conflitto con il suo impiego in Moonlighting, ma un po' come era successo per Ritorno al Futuro qualche anno prima, l'attrice protagonista della serie, Sybil Shepherd, restò incinta causando lo stop della produzione. Willis, che era in ballo per fare la spalla di De Niro in Prima di Mezzanotte, quando seppe che gli era stato preferito Charles Grodin, accettò la parte. L'azzardo era evidente, al di là del fatto che il passaggio dalla TV al cinema contava ormai fallimenti leggendari, l'attore non sembrava avere i numeri per condurre al successo un film d'azione. McTiernan non era dello stesso avviso. L'atteggiamento sornione e il fisico dell'attore, da duro ma non troppo, avrebbero attenuato i toni di un film che nella fase embrionale era molto violento. La benedizione di Leonard Goldberg, il presidente della Fox Film Corporation, tolse ogni dubbio sulla fiducia riposta nell'attore, accordandogli una borsa di $5 milioni. Una cifra clamorosa che all'epoca solo pochissime star potevano pretendere. La parte del cattivissimo Hans Gruber fu proposta a Sam Neill prima che fosse appannaggio del semi sconosciuto Alan Rickman. L'attore britannico, all'epoca 41enne, non aveva mai recitato in un film, ma quando lo videro in scena a Broadway nella parte del visconte di Valmont,
Silver e McTiernan restarono talmente folgorati da proporgli immediatamente la parte. Prima che Reginald Val Johnson si assicurasse il ruolo del sergente Powell, vennero considerati nell'ordine Robert Duvall, Gene Hackman e Lawrence Fishburne. Linda Hamilton, Gina Davis, Deborah Winger, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Carrie Fisher e Kelly McGillis furono tutte considerate per la parte di Holly Gennaro prima che andasse a Bonnie Bedelia. McTiernan poi pretese che la sceneggiatura venisse ulteriormente alleggerita, inserendo elementi tipici della commedia. Silver alzò il telefono e chiamò Steven De Souza, che la riscrisse mettendo al centro dell'azione Hans Gruber invece di McLean. Il regista decise inoltre che la storia, che nel libro copre un arco temporale di 3 giorni, venisse ridotta ad 1 notte per aumentare il ritmo. Altra modifica sostanziale suggerita dal regista fu di trasformare i terroristi del libro in volgari ladri. Lo script, comunque, fu sottoposto a molti altri cambiamenti con scene aggiunte in corso d'opera. Una su tutte, quella dell'incontro casuale tra Gruber e McLean. Fortemente richiesta da Silver, venne concepita da De Souza dopo aver visto Rickman scimmiottare l'accento americano di un membro della crew. Le riprese, effettuate principalmente all'interno e all'esterno del Fox Plaza, all'epoca ancora in costruzione, si svolsero tra il novembre del 1987 e il marzo successivo. Il film arrivò nelle sale cinematografiche il 15 luglio 1988. Nonostante il gravoso investimento sull'attore, i guru del marketing della Fox suggerirono di mettere sul poster solo il Nakatomi Plaza perché il volto di Willis avrebbe confuso gli spettatori. Pochi giorni dopo, il poster venne cambiato a seguito del successo clamoroso che il film stava ottenendo al botteghino. Vediamo ora qualche curiosità su Trappola di Cristallo. Il nome originale del protagonista nel romanzo è John Leland. Per staccarlo dalla storia precedente, Stewart suggerì di cambiarlo in John Ford come il mitico regista per dare una sfumatura western al personaggio principale. Ma gli executive dello studio giudicarono la scelta di cattivo gusto. Pur essendo d'accordo sulla necessità di cambiare il nome, quello di Ford era fra i più importanti del cinema oltre che della Fox stessa. Stewart, attingendo dalle sue radici celtiche, propose infine McLean, su cui venne dato il via libera. Il tedesco, parlato dei terroristi, è sgrammaticato e maldestro, tant'è che nella localizzazione germanica Hans e Company sono etichettati come europei e hanno nomi britannici come Jack, Charlie ed Harry. Del resto, solo un paio di attori facenti parte del comando criminale sono davvero teutonici. Poi utilizzata in tutti i sequel e ispirata da Roy Rogers, la locuzione IPKIA, Mother, eccetera, è un'invenzione di Bruce Willis buttata lì per vedere l'effetto che faceva. Come detto più volte, Die Hard subì numerose modifiche durante le riprese, il che generò diversi errori. Il principale è certamente quello relativo all'ambulanza, che spunta fuori magicamente dal camion con cui la gang di Gruber è penetrata all'interno del Nakatomi Plaza. A inizio film, infatti, di essa non v'è traccia. Altro errore marchiano si può osservare nella scena in cui McLean mette la catena al collo a Carl e lo spinge verso il muro. Nell'inquadratura successiva, Godunov, l'attore che interpreta il braccio destro di Gruber, è visibile alle spalle di Willis, in totale relax. Non tutti gli errori vengono per nuocere, però. La scena in cui McLean cade nel condotto di ventilazione venne toppata dallo stunt che mancò, come era previsto, la prima apertura per afferrare maldestramente la successiva. La scena venne rigirata, ma il montatore notò che l'errore era non solo componibile con l'inquadratura seguente, ma che era certamente più efficace. Decise così di tenerla nel montaggio finale. Per rendere le scene più pirotecniche, McTiernan pretese che i colpi a salve sparati emettessero scintille indimenticabili. Maggiore la luce, però, maggiore lo scoppio. A farne le spese fu Bruce Willis, che nella scena in cui spara da sotto il tavolo subì gravi danni all'udito. Rickman non riusciva invece a controllarsi ogni volta che premeva il grilletto. Tale debolezza si nota facilmente quando viene ucciso Takagi, ma per scene simili successive McTiernan preferì inquadrarlo di fronte o non inquadrarlo proprio, come nella scena in cui Gruber manda agli alberi pizzuti il povero Ellis. Ma furono altri i problemi con cui l'attore britannico dovette confrontarsi. La prima scena da lui girata fu quella in cui salta giù dall'intercapedine tra i condotti, ritrovandosi davanti a Willis. McTiernan pretese che non fosse provata per preservare l'effetto sorpresa tra i due. Il momento dell'impatto a terra fu fatale per il ginocchio destro dell'attore inglese, che cedette di schianto. Rickman, oltre ad abbandonare il set per correre in ospedale, abbandonò allo stesso modo il proverbiale aplomb britannico per lasciarsi andare ad imprecazioni d'autore. Se non bestemmio, guarda. Tornato sul set, costretto ad appoggiarsi per non sforzare l'articolazione e ad utilizzare un tutore, Rickman fu comunque in grado di terminare la scena.
Ma il destino era in agguato e la compostezza dell'attore venne nuovamente messa a dura prova girando la scena della dipartita del suo personaggio. La caduta, travisata con la tecnica del green screen, era in realtà di una decina di metri e l'attore sarebbe atterrato, sano e salvo, su una piattaforma gonfiabile che ne avrebbe attutito la caduta. La scena prevedeva che lo stunt che teneva il polso di Rickman lo lasciasse andare dopo aver contato fino a 3. McTiernan suggerì di lasciare il polso dell'attore un secondo prima per catturare un'espressione di sorpresa mista a terrore molto più genuina. E così fu. Ma non appena Rickman si riprese, pensò che lo stunt gli avesse fatto uno scherzo di cattivo gusto. E lo mandò a fanculo. Il clima di allegria, le strette di mano e le pacche sulle spalle per la buona riuscita della scena, che per la cronaca venne girata a 300 frames per secondo, stemperarono facilmente la situazione. E infine nel film compare, nella parte della hostess sporcacciona, anche Stella Hall, che un paio d'anni prima aveva recitato accanto a Carlo Verdone in Troppo Forte. Die Hard fu un successo enorme, costato meno di 30 milioni di dollari, ne incassò complessivamente 140 nei cinema di tutto il mondo. Oltre a generare 4 sequel, l'ultimo dei quali uscito nel 2013, il film ha influenzato enormemente il genere. Basti pensare ai successivi Trappoli in alto mare, Speed, Terrore ad alta quota, fino al recente Skyscraper, solo per citarne alcuni. Per il valore culturale, storico ed estetico, una copia del film è custodita dal 2017 nella libreria del Congresso americano.